E vabbè, cerchiamo partita. Che palle. Oh, vaffanculo, ma ha trovato partita, va, pezzo di merda. Lifetime in repeat. E ben ragazzi, qui e bentornati sul mio canale. Finalmente siamo qui con un nuovo video. Scusate se sono stato inattivo questi giorni, però come un po' tutti sapevano c'è stato il Games Week. Ero fottutamente cotto come una pera. Cioè io arrivavo a casa e volevo registrare un qualcosa, perché tanto qua vediamo che siamo su Infinity Warfare. È uscita la beta, che ringrazio un amico che mi ha passato il codice perché non l'avevo manco prenotato, l'ho prenotato lì al Games Week. Una mega offertona, raga, da panico, tipo 5 euro di prenotazione, la Deluxe Edition sia della Remastered che di Infinity Warfare a 50 euro. Ho detto, cosa? Io devo prenderlo subito, figa. Allora, parliamo un pochino di quello che mi sta sembrando questo gioco. Può sembrare strano, mi piace un sacco questo cecchino. Ah, apriamo una parentesi, per chi non ha ancora provato la beta. C'è l'intervention, c'è una sezione che si chiama Classic, le armi classiche, dove c'è TF-141 che è l'intervention, cioè è l'intervention. C'è l'UMP, c'è lo SPAS, proprio quelli di MU2, poi c'è la RX di MU3 e l'M1 Garand, che sarebbe di God 5, però che c'è stato anche su Black Ops 3. Parliamo di trickshot e feed. Per le feed, per ora, essendo ancora la beta, non so se faranno cambiamenti, sono fattibili. Anche perché c'è stato quel mostro di Jozi che già dopo non so quanto dalla beta aveva già fatto quad feed. Mi piace un sacco perché non è come Black Ops 3 che ci sono questi salti abnormi qua. Sono un pochino più pesantucci i salti. Non so come spiegare adesso. Tanto faccio schifo al cazzo. Mamma mia. Raga, poi gli specialisti sono almeno sono fantastici, perché questa cazzo di arma che c'è adesso. Vediamo se riesco a fare qualche kill. Fammene fare uno. Fammene fare uno. Cioè, spara proiettili a manetta. Sembra una balestra che spara dei colpi di mitraglietta. Ma è forte. Cioè, tanto ormai sta finendo. Non riuscirò a killare nessuno. Guardate. Cioè, potentissima. C'è un'altra riproduzione di un vecchio, tra virgolette, cecchino. Non è proprio identico, però comunque il cecchino è quello, che sarebbe l'M21 EBR. Ora non mi sto a ricordare il nome, detto sinceramente. Dopo devo dare un occhio. Vi chiedo già da subito, ragazzi, di lasciare un bel mi piace e di iscrivermi anche le domande del FAQ, perché vorrei portare un altro FAQ sta settimana. Se è possibile, scrivetemi qualsiasi cosa. Ovviamente, ragazzi, cercate di non ripetere le domande. Piuttosto, se avete, piuttosto guardate i vecchi, cioè guardate i commenti e vedete se uno ha già fatto la domanda, piuttosto mettete like a quella domanda e scelgo quella. E cosa importante, ho visto un sito che adesso ho appena aperto anche un canale di automobili, cioè molto interessante perché fanno recensioni, parlano un po' delle macchine di adesso. Veramente un bel sito. Se volete, regà, farvelo, che ne so, se interessa, se siete appassionati di macchine, se i vostri genitori, non so, sono appassionati di macchine, tutte queste cose qua, le lascio in descrizione, tanto non vi costa nulla darci un occhio. E vi lascio sia il sito che il canale. Non so perché, cioè, sto parlando a manetta. Sono appena tornato da scuola, non ho ancora mangiato, come al solito. Ma siamo 6 contro 2. 6 contro 2 riesco a morire, giustamente, perché faccio schifo al cazzo. Potrà sembrare una cazzata se non vi spoilerò nulla, perché in settimana farò uscire il video di Games Week. Ovviamente non ho registrato del tutto, ho fatto tipo delle foto, di alcuni video. Non ho potuto registrare del tutto perché non avevo un cazzo, cioè ero col telefono e avevo chiesto di portare la GoPro, ma sti infami de merda non me l'hanno portata. Sono rimasto pietrificato, perché ho fatto un sacco di foto, cioè. Per avere gli iscritti che c'ho, raga, fidatevi che sono felice, oh. Mi diverto solo se a morire uniguaine. Comunque, raga, questo qua è l'M21 BR. È un po' strano, eh. Ho anche tutto ogle. No, vabbè, non lo sapevo, raga. Cosa? Cioè, scopro le cose assieme a voi. Alla fine è l'M21 BR. Questo qua si chiama Ebr. Quindi, in teoria. No, raga, aspettate un attimo. Cosa? Cioè, questa è una doppia arma? Minchia, io ero convinto che fosse tipo un ottico, un qualcosa. Devo dirlo agli altri, per forza. Oh, raga, ma avete visto che tipo se schiacciate premuto l'M21 IBR, la Y al triangolo diventa.
un fucile, cioè una mitraglietta. Ma sono rimasto scioccato. Comunque questa mappa, raga, è bella, bella forte. Bella forte questa mappa qua. Cioè, guarda, si mette tutti là dietro. Figli di puttana che non sono altro. E qua puoi fare delle mega feed. No, vabbè. Lasciami le palle, idiota. Ho fatto triple feed. No, raga, erano tutti là. Mi fate finire un discorso. Ho fatto triple feed, vanno in collateral e filo tutto. Filo anche la mia vita di merda. Cioè, potevo essere il primo in Italia aver fatto 5-on sulla beta di Infinity Warfare. E invece no. E invece no, perché la mia vita fa schifo. Peggio di quella di Jumbo, quindi è giusto così. Parlando di trickshot, invece, per quanto ho provato, allora, da per quanto mi hanno detto, ci sono i NAC, c'è cioè il Money NAC, se non sbaglio. Sono strani, se si può definire così, strano, perché allora, il movimento è tipo quello di MW2, del cecchino, tipo destra, sinistra, guardate, tipo vedete che è fluido, non è come gli altri che è un po' più rigido. Invece per quanto riguarda la doppia Y fa schifo al cazzo, raga, fa caga, cioè, cos'è? Un fucile che c'ha gli spasmi, cos'è? Per farvi vedere, allora faccio una classe a caso. Classic, guardate, RX, l'UMP, madonna che bello, raga. Intervention, Spaz e M1. Cioè, raga, pazzesco. C'è pure il Banshee che ho sbloccato il raro. E io c'ho questo qua, che è la mimetica, cioè, tu sblocchi il raro e ti dà già la mimetica blu. Guarda quello, si chiama Spider-Man. Come stavo dicendo, non ci sono Insta Swap, quindi non è né come Black Ops 2 né come Black Ops 3. È un misto fra, secondo me, è un misto fra, boh, Ghost e MW2. Cioè, non neanche tanto MW2, perché alla fine è solo per il movimento delle armi. Cioè, però, raga, che cagata, guardate, con la sinistra tira la cosa. Cioè, ma che schifo. Perché schifo, non si può fare un cazzo. Poteva essere un bel gioco, proprio bello, se ci fosse stato o Insta Swap oppure il cambio d'arma decente, perché così non mi piace per un cazzo, raga. Non si può, cioè, non so, cioè, io penso, cioè, adesso mi metto a pensare, che trick posso fare? La mia domanda è questa. Deve durare ancora molto? Ho sempre il terrore di provare a far trick su sto gioco, perché è veramente, magari un'impressione mia, ma la vita è veramente cazzo infinita, figa, tette culo. Non so neanche io come faccio ad avere questa cazzo di grinta. Grinta. Più che altro voglia di fare video dopo 3 giorni del genere. Sono andato pure a scuola, quindi dovete farmi un applauso. Ora voglio un cazzo di applauso adesso. Voglio che scrivete clap clap sotto il video, perché dopo 3 giorni di Games Week vado a scuola e mi faccio un culo della madonna, anche se ho fatto solo 3 ore. Ora finché non scrivete clap clap nei commenti non vado avanti. Ah, avete fatto? Vabbè. Ditemi, raga, che non è questo qua, non è il Vector. Ditemi che non è fottutamente il Vector. Cioè, questo è il Vector vero e proprio. A parte che c'ha 63 colpi normali e con l'extended mag ce n'ha tipo 75. Vabbè. Ah, mi sono impegnato un attimo e stiamo vincendo. Ma qua devo andare a fare tornei MLG. Cioè, io non lo so veramente. Comunque le mie pressioni sono, diciamo, sicuramente migliori di quelle, di quelle che pensavo. Cioè, pensavo fosse più una merda, dirò la verità. Invece diciamo che è giocabile. Devi solo avere il gruppo buono. Cioè, vado con gli, siamo andati in questi 2 giorni qua a fare Six-Man online, l'ultima trick, e si riesce benissimo. Poi che cazzo che le cuffie che non sto ascoltando niente. Comunque, signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Scusate se non ho caricato video in questi giorni, ma come ho già detto era Games Week e mi ha fatto un sacco piacere che un po' di gente comunque c'è stata anche per vedere me. Cioè, un fan, raga, mi fa, ho toccato un Zazzano e ho fatto la foto con Evo, la mia vita è completa. Cosa? Se vi sia piaciuto, lasciate un bel commento, un mi piace, iscrivetevi se avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video, spero che sia quello del Games Week. Se no, beh, sti cazzi, lo aspetterete comunque. Bella.